Lo sceriffo ed il prefetto. A pochi giorni dall'insediamento di Antonio Ingroia, commissario della provincia di Trapani, il presidente di Telesud, Massimo Marino, ha voluto commentare con un suo editoriale la vicenda. Ancora Scippi, torna in azione la ladra di orecchini. Nuovo caso nella zona compresa tra Borgo Madonna ed il Rione Palma. Approvato l'itinerario dei misteri. I gruppi faranno la sosta in via Fardella davanti alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Il 7 marzo la prima scenuta. Al via i lavori sul litorale di Bonagia, firmato il contratto per l'intervento di riqualificazione della strada sterrata che arriva fino a Lido Valdelce. In campo per il 13, il Trapani Calcio tra poco affronta in casa il Modena alla ricerca del 13° risultato utile consecutivo. Buongiorno e benvenuti al TG Sud, torniamo subito dopo la pubblicità con tutte le notizie, i servizi e gli approfondimenti. Prima di iniziare il nostro TG, linea Nino Maltese con tutte le anticipazioni di Trapani Modena. Sì, grazie Stefania, ci siamo. Tra pochi minuti il Trapani riceve in casa il Modena nella 26esima giornata del campionato di Serie B. Restate con noi perché avremo tante notizie, tanta carne al fuoco su questa gara, ma non solo, su tutta la giornata sportiva di oggi e anche di domani. A te la linea. Grazie Nino Maltese, quindi rimanete con noi perché nel TG Sud Sport Nino Maltese avrà tutte le anticipazioni. Intanto vi dico che ci saranno oltre 5.000 spettatori, di cui 50 provenienti da Modena. E apriamo il nostro TG. L'ex PM Ingroia, neo commissario della provincia regionale di Trapani, il presidente di Telesud, oggi con un editoriale ha commentato la nomina da parte del governatore. Arrivo. Mando Ingroia nella terra di Matteo Messina Denaro. Con queste parole il presidente Crocetta ha voluto sobriamente motivare la scelta dell'ex procuratore aggiunto della distrettuale antimafia a commissario della provincia. Nonostante la mia modestissima sapienza storica, la frase mi ha subito riportato alla mente un personaggio altrettanto decisionista quando nel lontano 1924 inviò a Trapani il prefetto di ferro Cesare Mori per debellare la mafia. Il tignoso personaggio, non solo fisicamente, di cui pochissimi ne sentono la mancanza, certamente non io, era anche lui ad uso a boutad non molto dissimili del nostro governatore, con tutto il rispetto e differenza dei personaggi, per imbonire le oceaniche masse che si affollavano sotto la sua finestra di Palazzo Venezia. Il nostro invece, aiutato dall'odierna tecnologia, spesso preferisce un'altra tribuna, anzi arena romana, quella di Massimo Giletti. E dopo aver ribadito che l'abolizione sta da fare, nonostante sia trascorso un anno e mezzo da quando l'ente agonizza in amministrazione controllata e la riforma è stata praticamente smembrata dall'aula in questi giorni, ecco che arriva il colpo di teatro. Ingroia nella terra di Messina Denaro per una banalissima proroga di 6 mesi. Da qui il titolo, lo sceriffo e il prefetto. Un po' ironico e riguardoso, lo ammetto, ma rende la cifra di un certo modo di intendere la politica più con gli effetti speciali, parafrasando il film Gli Intoccabili, sarebbero proprio da dire con chiacchiere e distintivo, che con i fatti. Ed il neocommissario non è stato da meno. Sono qui per fare rispettare la legalità, che non è un concetto che deve passare esclusivamente dalle manette, bontà sua. Evidentemente Pellos non era abbastanza efficace in tal senso, per non parlare del fatto che, stante così le cose, forse la legalità vera sarebbe quella di ridare la parola ai cittadini per dire chi debba amministrarli, visto che una politica riottosa non riesce a partorire un briciolo di riforma degno di questo nome. Parentesi, vorrei sapere dall'ex PM e dal governatore Crocetta con quali armi pensino che il neocommissario possa garantire legalità in questo territorio e perché no, non dico porre fine, ma aiutare la cattura della primula rossa castelvetranese? Mi risulta che le competenze di Ingroia si limitino a funzioni e dotazioni finanziarie modestissime per liquidare qualche partecipata e comprare la carta igienica dei bagni e le risme a quei 4 uffici con ancora un po' di personale che assiste sgomento e schifferato all'incedere inclemente del tempo. Si badi, le mie parole non vogliono essere un insulto per nessuno, ma sono ciò che ho visto con i miei occhi e ascoltato personalmente dal personale della provincia. Bagni fatiscenti, stampanti inutilizzabili,
e uffici che senza manutenzione incominciano a mostrare preoccupanti crepe. Difficile che Ingroia, con tutta la buona volontà, possa dare un significativo contributo di legalità da quella postazione. Colonno Estava ha detto anche che Crocetta ha mille motivi per cercare di raddrizzare una baracca che ha visto, ai noi, alla sua guida gli ultimi due presidenti della regione condannati per mafia, ma questo non può essere una scusa per governare con chiacchiere e distintivi. Ultima osservazione. Spesso i nostri politici, Crocetta in testa, hanno fortemente criticato speculari iniziative che associavano la mafia ad attività commerciali o anche mediatiche con film e fiction, proprio per levare linfa ai luoghi comuni su noi siciliani. Mi domando, siamo sicuri che questa nomina e soprattutto certe frasi non facciano proprio il gioco di chi ci imputa sempre e solo un certo retaggio culturale? Forse Sciascia, già nel lontano 1987, sul Corriere della Sera, ci aveva visto giusto. Noi stiamo con Marcello Viola, contrari ai poteri occulti. È lo slogan del sit-in in programma lunedì prossimo alle 12.30 davanti al Palazzo di Giustizia di Trapani. La manifestazione è stata organizzata per manifestare solidarietà e vicinanza al procuratore, oggetto di numerose minacce. E adesso passiamo alla cronaca. Uno scippo è stato messo a segno ieri sera a Trapani. Vittima una pensionata. Luigi Todaro. Torna in azione la ladra di orecchini. Ancora una vittima, ancora un'anziana. Ad agire una giovane extracomunitaria. Il suo modus operandi è sempre lo stesso. Con un passo felpato come una tigre, sbuca alle spalle della vittima designata e con mossa fulminea strappa gli orecchini. Quindi, la fuga con il bottino. L'ultimo colpo è stato messo a segno ieri sera in via Giacomo Ravidà, nei pressi della Basilica dell'Annunziata. Vittima una donna di 86 anni e residente nella zona del centro storico. Era andata a fare visita ad un'amica. Quando è uscita dall'appartamento, erano all'incirca le 20, la strada era deserta. L'anziana si è incamminata verso la propria auto. Il tempo di aprire lo sportello ed è stata aggredita alle spalle dall'extracomunitaria che le ha strappato un orecchino, ma sono finti, ha detto la pensionata, suscitando la violenta reazione della ladra che l'ha spintonata, facendola ruzzolare a terra, poi la fuga a mani vuote. Nella caduta la donna ha riportato un'escoriazione ad un gomito, a soccorrerla è stata la sua amica. Nei giorni scorsi un'altra aggressione in via Marino Torre, anche qui ad essere presa di mira un'anziana donna scippata di un orecchino. La vittima ha riportato una vistosa ferita al lobo ricucita con diversi punti di sutura. Non si esclude che i colpi portino la stessa firma, quella della giovane extracomunitaria, diventata adesso il terrore delle pensionate. Il questore di Trapani ha emesso il provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso granata per una lite scoppiata in Curva Nord. Una lite in Curva Nord scoppiata per futili motivi è costata cara ad un ultras trapanese colpevole, secondo la polizia, di aver aggredito e picchiato un tifoso della stessa squadra. Il supporter di Granata, uno dei personaggi storici del tifo organizzato trapanese, è stato colpito da Daspo. Per 3 anni non potrà più assistere a manifestazioni sportive. Il provvedimento è stato emesso dal questore Carmine Esposito. Ad incastrare il tifoso sono state le telecamere a circuito chiuso di cui è dotato lo stadio provinciale. L'episodio di violenza si è consumato durante l'incontro di calcio Trapani-Empoli. L'ultras prima avrebbe inveito contro il tifoso malmenato, poi dalle parole sarebbe passato alle vie di fatto aggredendolo, ignorando di essere immortalato dall'occhio elettronico identificato dagli agenti di polizia che hanno spulciato i filmati della gara casalinga del Trapani. È stato raggiunto dal provvedimento di divieto ad assistere a competizioni sportive. Un gruppo di iscritti al Partito Democratico ha costituito l'associazione Circolo Democratici per Trapani. Si tratta dei militanti che nei mesi scorsi hanno contestato il congresso che ha portato all'elezione a segretario di Francesco Brillante, organizzando un controcongresso alla Baia dei Mulini che aveva portato alla designazione di Danilo Orlando. Il portavoce dell'associazione è Antonio Gandolfo. Tra i promotori ci sono Filippo Salerno, Saverio Piccione, Maria Rita Pecorella, Andrea Genna, Stefano Farina, Emma Mercurio, Paolo Gambino e Leonardo Sugameli.
approvato ieri sera dall'Unione Maestranze il percorso della processione del Venerdì Santo. I gruppi sosterranno sul lato nord della via Fardella, davanti la chiesa del Cuore di Gesù. Presentato anche il calendario delle scennute. Il servizio. Come già anticipatovi da qualche giorno, sarà l'incrocio con Via dei Mille l'angolo di svolta della processione che giungerà dal lato sud della via Fardella. La novità sta nel fatto che la sosta non avverrà come da tradizione a Piazza Vittorio, ma lungo la via Fardella. Percorso accettato orbo tortocollo dall'Unione, che aveva richiesto di percorrere l'intera via Fardella ed effettuare la sosta in Piazza Martiri d'Ungheria. Ma la proposta è stata bocciata dal comando dei vigili urbani per problemi legati alla gestione del traffico nella zona. Nei prossimi giorni vi forniremo invece i dettagli del percorso nel centro storico. Intanto le scennute inizieranno venerdì 7 marzo. I primi gruppi saranno i pescatori, ortolani, metallurgici e naviganti. Si chiuderà venerdì 11 aprile con la scennuta dei camerieri. E sul nostro sito web all'indirizzo www.telesud3.com potrete consultare l'itinerario completo della processione ed il calendario delle scennute. E adesso un'altra notizia. Nella sala teatro della Casa Circondariale di San Giuliano si è tenuto il terzo incontro tra alcuni detenuti del circuito Media Sicurezza e di alunni di scuole del comprensorio trapanese. All'incontro ha partecipato il prefetto di Trapani Leopoldo Falco e il magistrato di sorveglianza Antonina Sabatino. L'iniziativa rientra nell'ambito di una serie di incontri denominati Gli altri siamo noi, promossi dall'associazione Cotulevi, guidata dalla dottoressa Aurora Ranno. A conclusione dell'iniziativa, il prefetto Falco, accompagnato dal direttore dell'istituto Renato Persico e dal comandante della polizia penitenziaria, il commissario Giuseppe Romano, ha visitato la casa circondariale. Firmato il contratto per il recupero della strada sterrata che collega Bonaggia a Lido Valderice. I lavori inizieranno nei prossimi giorni. La strada sterrata che costeggia il litorale compreso tra Bonaggia e Lido Valderice sarà dunque rimessa a nuovo, diventando un'autentica oasi ambientale in riva al mare. Il sindaco Mino Spezia ha firmato il contratto per l'avvio dell'intervento di riqualificazione della Regia Trazzera. L'opera sarà realizzata grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro concesso e ottenuto dal Comune di Valderice nell'ambito dei fondi comunitari. È prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile che, passando per il villaggio Anna Maria, arriverà fino a Lido Valderice. Il tratto di costa offre degli scorci molto suggestivi sul Monte Cofano ed è lungo circa 2 chilometri. Il tracciato rientra tra i siti della rete ecologica europea Natura 2000 e rappresenta l'inizio del percorso naturalistico Sentiero Italia, che collegherà diverse aree naturali e riserve del territorio siciliano. Il sentiero, partendo da Bonaggia e passando per Lido Valderice, si ricongiungerà alla strada che da Rio Forgia arriva fino a Cornino, entrando direttamente nella riserva naturale di Monte Cofano. Si è concluso il corso sull'informazione 2.0 e l'uso professionale del web marketing e social media, organizzato dalla Strada del Vino Erice Doc, nella sede di Confindustria Trapani. Presenti numerosi operatori turistici, liberi professionisti, giovani studenti e rappresentanti della pubblica amministrazione dei comuni associati alla Strada del Vino Erice Doc. Al via il censimento dei beni comunali, il sindaco Vito Damiano ha incaricato l'ufficio patrimonio di fare l'inventario delle proprietà dell'ente. Lo studio dovrà essere completato entro 3 mesi. L'iniziativa punta a programmare gli interventi di manutenzione nei beni lasciati da troppo anni nell'incuria e ad atti di vandalismo. L'ultimo censimento dei beni del comune risale diversi anni addietro. In quell'occasione si scoprì, fra le altre cose, che c'erano locali del comune usati gratuitamente da alcuni commercianti. Nell'elenco dei beni del comune abbandonati e senza alcuna manutenzione da anni ci sono alcuni edifici in via Carrega, in via delle Ortense e in via Nino Martoglio, ed ancora i campetti sportivi di Viale Marche, gli immobili interni al Campo Goni, il grande capannone ex Sau, Borgo Fazio, Borgo Livio Bassi. Con il provvedimento, il sindaco Vito Damiano, che punta a garantire il riordino, la valorizzazione e l'eventuale gestione di beni che potrebbero essere affidati a privati. Appena gli uffici dell'amministrazione avranno il quadro completo delle priorità del comune, sarà avviata la fase 2 del progetto valorizzazione. Il primo cittadino ha prospettato la possibilità di dar lavoro, di dare una casa per situazioni di estrema emergenza, di valorizzare i luoghi culturali.
Domani si apre il Carnevale di Valderice, dalle 16.30 e fino all'una lungo la via Vespri torneranno a sfilare i carri allegorici con gruppi di ballo e animazione. Tra le iniziative in programma c'è il Couscous Tour in collaborazione con Medifiere e Momenti per i più piccoli con la nona edizione della Mascherina d'Argento. La manifestazione è organizzata dal Comitato Carnevale Valderice ed andrà avanti fino al prossimo 4 marzo. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 19.30 trasmetteremo il magazine e a seguire il TG Sud Sport post partita con tutte le notizie riguardanti il Trapani Modena e le interviste a caldo. Alle 20.30 nuovo appuntamento con Angela Cangemi e la sua rubrica Mondo Donna. Ospite della trasmissione la dottoressa Pina Candela. Invece alle 22 di replica domani alle 9 riproporremo lo speciale di Diana Cardinale sulla Beat di Milano 2014. Con questo è tutto, la linea va a Nino Maltese per le anticipazioni di Trapani Modena. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci. Salve e benvenuti a TG Sud Sport. Tra pochissimo il Trapani affronta in casa il Modena nella 26esima giornata del campionato di Serie B. Ieri sera intanto si è giocato un anticipo di giornata fra Crotone e Brescia. Ha vinto il Crotone per 1-0 con rete su calcio di rigore di Mazzotta. Crotone che supera adesso in classifica i Lombardi, fermi a quota 37 punti, mentre il Crotone va appunto a 39. Ma vediamo le altre gare in programma per oggi. Bari-Pescara, Carpi-Cesena, Lanciano-Latina, Novara-Regina, Juve-Stabia-Cesena, Padova-Empoli, Ternana-Siena, Trapani-Modena appunto, Varese-Avellino, mentre alle 18 si giocherà invece Palermo-Spezia. Ma andiamo a vedere chi è il prossimo avversario del Trapani, il Modena, in un servizio di Claudia Parrinello. Era un Modena che doveva dare una risposta importante dopo la pessima prestazione di Bari, mentre il Trapani arrivava da una serie incredibile di risultati positivi che si portava dietro fin dalla Lega Pro. Quel giorno però Babacar in 10 minuti segnò una doppietta che mise al sicuro il risultato. Djuric accorciò le distanze facendo temere la rimonta, ma il Modena fece buona guardia e al 90esimo arrivò anche il 3-1 firmato da Mazzarani. Questo fu l'epilogo della gara di andata, poi il Modena subì un drastico calo, ora però le cose sono diverse. La formazione gialloblu ha iniziato il girone di ritorno alla grande, 4 i risultati utili consecutivi ottenuti, frutto di un pareggio e 3 vittorie. Una squadra che ha trovato continuità rispetto al girone di andata e che vuole portare via dal provinciale 3 punti per loro fondamentali in chiave salvezza. Sarà un Modena un po' rimaneggiato però quello che scenderà in campo oggi. In settimana è arrivata infatti la stangata del giudice sportivo che obbligherà mister Novellino a fare a meno di 3 pedine importanti. In seguito all'ammonizione durante il match con il Bari, Salifo e Gozzi che erano diffidati sono stati squalificati per un turno, mentre Garofalo sconterà un turno di squalifica in seguito all'espulsione rimediata nei minuti finali. Con le 3 squalifiche tornano titolari i 2 giocatori che erano stati messi da parte nelle ultime partite, ovvero Manfrin alla sinistra della difesa e Dallabona a centrocampo. Per quanto riguarda invece la destra della difesa, dovrebbe essere Marzorati ad andare a ricoprire quel ruolo, inserendo Cionek al centro con Zoboli. Qualche dubbio invece in attacco, questa la probabile formazione. Pinzoglio tra i pali, Marzorati, Cionek, Zoboli, Manfrin in difesa, centrocampo con Molina, Bianchi, Dallabona e Rizzo e in avanti Granoce o Mazzarani affiancheranno Babacar. Mister Novellino ha le idee chiare. Il Trapani è una squadra che sta giocando un grandissimo calcio, ma noi andremo là a cercare di fare risultato per la nostra classifica e per salvarci. Queste sono invece le parole che ci ha detto ieri in merito mister Roberto Boscaglia. Ascoltiamolo. Una squadra che è molto compatta, molto unita, una squadra aggressiva, una squadra che lavora di collettivo, anche delle individualità importanti, sanno ripartire, sanno giocare, giocano sul corto, sul lungo, hanno varietà di soluzioni, un grandissimo allenatore, quindi è una squadra pericolosa, ma domani qui per loro sarà durissimo. Io sono il nuovo arrivato della categoria, quindi per me è già importante potermi confrontare con loro, poi parliamo di un allenatore importante, quindi è sicuramente una sfida importante, ma non una sfida tra allenatori, è una sfida tra due squadre che stanno bene. Gli allenatori fanno il loro, poi alla fine in campo vanno i giocatori. Naturalmente c'è sicuramente il rispetto, ma ripeto, così come da parte nostra sarà altrettanto da parte loro, quindi
La partita la giocano poi i giocatori in campo. Noi ci siamo allenati bene, cercando di simulare alcune situazioni loro. Abbiamo lavorato anche sulle alternative di gioco loro, ma non sappiamo come vengono. Dire anche che fanno un 4-4-2 è abbastanza riduttivo, perché loro è un 4-4-2 un po' strano, atipico, con gli esterni che vengono spesso dentro. Quindi è una partita che dobbiamo valutarla domani in itinere e dobbiamo vedere le cose da prendere e da fare in base a come ci siamo allenati e in base anche a come si comporteranno loro, perché quando avranno la palla loro e dobbiamo toglierla, e bisogna vedere come si muoveranno, e allora noi dobbiamo andare a vedere il lavoro fatto in settimana e anche le alternative di gioco che abbiamo provato. Scendiamo adesso nelle categorie minori, andiamo a vedere gli impegni delle squadre della provincia di Trapani. Iniziamo con l'Eccellenza, dove si gioca la 24esima giornata. Folgore, Alcamo, Raffadali, Mazara, Riviera Marmi, Profavara, Marsala, Camarat. Si gioca anche la 24esima giornata in promozione, le gare Cus Palermo, Ligny, Castellammare, Monreale, Cefalù, Favignana, Fulgatore, Real Calcio, Montemaggiore, Dattilo, Paceco, Strasatti, Salemi, Delfini, Vergine, Maria. E scendiamo adesso in prima categoria, dove si disputa la 22esima giornata. Bagheria, Campobello, Equipe Comprensorio, Palermo, Borgata, Terrenove, Iatina, Promorreale, Bonagia. 18esima giornata in seconda categoria. Le gare Ares Menfi, Calatafimi, Avvenire Juvenilia, Atletico Erice, Libertas Marsala, Città di Petrosino, Berice Calcio, Gattopardo, Gibellina, mentre riposa la Nuova Sportiva del Golfo. E chiudiamo con la terza categoria, anche qui 18esima giornata, Atletico Favignana, AC Berice, Balestrate, Valderice Calcio 2013, Buseto, Cussonaci, Val di Mazara, Nicola Gervasi, Guarrato, Paolini Marsala, Libertas Nubia, Prater, Cinque Torri Trapani, Sporting, RCB, Città di Partanna. Andiamo adesso al basket. La Pallacanestro Trapani domani affronta la sua seconda trasferta consecutiva. I ragazzi di Rino Lardo saranno impegnati a Brescia nella gara valida per la 23esima giornata del torneo. Queste sono le gare in programma: Verona-Veroli, Trento-Imola, Torino-Napoli, Brescia-Trapani, Capodorlando-Forlì, Casale-Monferrato-Biella, Barcellona-Iesi, Ferentino-Trieste. Quindi domani il Trapani affronta in trasferta a Brescia. Ieri in conferenza stampa sono intervenuti Patrick Baldassarre e il coach Rino Lardo, che hanno parlato della sconfitta di Trieste della partita di domani. Ascoltiamoli. Ma sicuramente Brescia ha avuto un po' di problemi nelle ultime settimane, con prima l'esonero di Martellossi e poi diciamo la riconferma, quindi sicuramente avranno voglia di una grande voglia di vittoria in casa, e anche per sfatare il meno 20 che è di domenica scorsa. Noi dal canto nostro arriviamo da una sconfitta a Trieste, dove diciamo che siamo rimasti attaccati alla partita per un po' di volte, poi loro hanno dimostrato che avevano più voglia di noi di vincere. Quindi da tutte e due le parti penso che ci sia voglia di ribaltare il risultato della domenica scorsa, quindi sicuramente sarà una partita molto fisica, tosta. Non penso sinceramente un bel basket, ma penso che ci sia più da sgomitare domenica. Ma è un po' che ci aspettiamo che Brescia sia la squadra che pensavamo tutti all'inizio dell'anno, non dico una schiacciasassi, ma sicuramente una delle grandi protagoniste del campionato. Invece ci sono stati dei momenti in cui sembrava che Brescia potesse, non so, spiccare il volo dopo qualche partita buona, invece è ripiombata in una situazione dove non so nemmeno come spiegarla, una squadra sicuramente che non ha ancora una chimica ben precisa di squadra, formata da buonissimi giocatori, da un allenatore secondo me molto bravo che stimo, perciò ci sono delle situazioni a volte che non si capiscono. E speriamo che domenica non sia la partita dove loro trovino veramente la quadratura, perché penso che Brescia comunque possa essere una delle protagoniste dei playoff. Perciò mi ascolterò come sempre una squadra che abbia voglia sicuramente di rifarsi dopo la batosta di Biella, dopo che ha perso a Iesi. La nostra partita, la parola d'ordine, è una partita tosta, intensa, dura, anche brutta. Noi non penso che
possiamo giocare una bellissima partita, ma una partita di grandissimo sacrificio. Dall'altra parte ci aspettiamo Brescia, che avrà sicuramente gran voglia di ribalsa, ma soprattutto la forza fisica che può mettere, i centimetri che può mettere rispetto alla nostra squadra, ci potrebbero mettere in difficoltà. Che squadra è Brescia? Brescia è una squadra che all'inizio stagione era stata costruita per fare molto bene, ultimamente ha attraversato un periodo non semplice, culminato con l'esonero di Martelossi, poi il revocato e la brutta sconfitta di domenica scorsa contro Biella. Il roster è di grande qualità, la cabina di regia è affidata a un player d'esperienza come Fabio Di Bella, la guardia titolare Fulz, anche lui diverse stagioni in Serie A, che ha nell'arresto e tiro la sua arma vincente. Il primo dei due americani è Giddens, giocatore di grande spessore atletico. L'ala pivot è un altro americano, Slay, che ancora quest'anno non è riuscito a dare il meglio di sé. Il pivot è Cuccarolo, 221 centimetri, pensate, per un giocatore che sotto canestro è sempre incisivo. Questo è il quintetto a disposizione nei cambi: Rinaldi, Busciati, Loschi, Procacci e Maspero. Scendiamo di categoria, ma restiamo nel basket. In divisione nazionale C si gioca la 20ª giornata. Il basket Mazara gioca oggi pomeriggio alle 18 a Porto Empedocle, mentre la pallacanestro Marsala andrà a Catanzaro. Per ciò che riguarda la pallavolo, nel campionato di Serie B1 femminile, la Sigel giocherà domani in casa alle 17 contro Casal de Pazzi. Oggi nel campionato di B1 maschile, la pallavolo Trapani affronta invece in trasferta Vibrotec Pulsano. Questa era anche la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando alle prossime edizioni di TG Sud. Grazie ancora, arrivederci. Thank you.